Quando ho iniziato a caricare video su YouTube, guardavo gli altri canali e vedevo che avevano dei banner sull'home page veramente eccezionali. Così, distinto, ho cominciato a guardare tutorial sul Photoshop e Gimp. Ma io non avevo tutto questo tempo da perdere. Io volevo soltanto avere un'immagine decente da mettere sul mio canale e possibilmente continuare a caricare video. In questo video ti farò vedere come realizzare un banner velocemente per il tuo canale. Per fare questo però abbiamo bisogno di un format che troverai nel link in descrizione, che ti porterà sul mio sito dove potrai salvarti l'immagine e utilizzarla a tuo piacimento. Quello che dobbiamo fare è andare sul link in descrizione e scaricarci il format che utilizzeremo per realizzare la grafica. Salviamo l'immagine, io la metto sempre nel desktop. A questo punto passiamo su Canva e cerchiamo l'opzione grafica del canale YouTube. Se non la troviamo, possiamo tranquillamente digitare e in automatico verrà fuori l'opzione. A questo punto la selezioniamo e cominciamo a lavorare sulla nostra grafica. Carichiamo l'immagine che abbiamo salvato prima, la mettiamo come sfondo e la rendiamo leggermente trasparente. La adattiamo ovviamente a tutto lo spazio. Quello che dobbiamo capire è che dobbiamo andare a lavorare sullo spazio bianco, cioè spazio visibile in tutti i dispositivi. Cosa significa? Significa che questo spazio sarà visibile nei cellulari, nei tablet e nei televisori e ovviamente anche nei computer. Come potete vedere ci sono delle zone colorate diversamente, quella un pochino più scura è la zona del tablet, quella un pochino meno scura è del desktop e quella più chiara è quella relativa alla TV. Ovviamente le immagini che decidiamo di inserire possibilmente devono stare tutte nella zona bianca, di modo che possiamo tranquillamente avere la nostra grafica disponibile in tutti i dispositivi. In questa immagine vi faccio vedere come io ho realizzato l'immagine banner sfruttando tutte le opzioni messe a disposizione da Canva. Precedentemente ho salvato delle immagini, come potete vedere questa dove io salto, ovviamente non salto, e aggiungo diversi elementi che li sposto sopra o sotto a seconda di quello che voglio fare, vado a regolare anche il colore delle immagini e do spazio a quella che è la mia fantasia. La stessa cosa potete fare tranquillamente voi. Se il video vi sembra particolarmente veloce, rallentatelo e potete guardare i passaggi nel dettaglio. Nei banner che realizzo io solitamente metto sempre un'immagine o del mio volto o in questo caso un'immagine più o meno di tutto il mio corpo, metto il mio nome e eventualmente do qualche informazione. Ultimamente ho deciso di mettere vlog, però potrei mettere tutorial, potrei mettere live, potrei mettere qualunque cosa decida di fare sul mio canale. Voi scegliete quello che vi rappresenta di più, la tipologia di video che decidete di fare, insomma mettete, date spazio alla fantasia, non limitatevi. Chiaramente più elementi mettete più diventa difficile comunicare un messaggio, perché queste immagini devono avere la funzione di veicolare un messaggio oppure semplicemente di abbellire il vostro canale. Una volta che abbiamo completato l'immagine, possiamo salvarla e caricarla nel nostro canale. Andiamo su YouTube Studio, clicchiamo su personalizzazione, branding e infine immagine banner. Carichiamo la nostra immagine appena salvata ed ecco che andiamo a pubblicarla. A questo punto l'immagine è salvata e diciamo quello che dovevamo fare è finito così. Allora, come avete potuto vedere, è tutto molto semplice. Io spero che il video ti sia piaciuto e che questo ti motivi ad iscriverti nel mio canale. Ma se proprio non vuoi farlo, guarda un altro video, magari deciderai di iscriverti. Non so se vi lascerò anche qualche errore qua e là, però non lo so. Aspetta sempre le ultime immagini del video, che sono sempre interessanti, magari sono più interessanti del video. Come al solito, vi ringrazio per essere stati con me. Io sono Costantino, se ancora non lo avete capito dal banner del mio canale. E noi ci vediamo in un prossimo video o in una futura live. Vi avevo già detto...